È una situazione difficile quella che la squadra pugliese sta vivendo nell'ultimo periodo. Sono tante le voci che hanno colpito e forse anche provato a destabilizzare l'ambiente, però dobbiamo dare anche un gran merito a mister Padalino che soprattutto nell'ultima partita, quella casalinga contro il Benevento, è riuscito a trasmettere tutta la sua grinta ai suoi uomini, riacciuffando una sconfitta e quindi portando a casa un punto, ma comunque che mantiene alimenta le speranze della salvezza. Il Foggia come arriva a questa gara? Beh, arriva anche un po' acciaccato. La difesa resta ancora il reparto con qualche difficoltà. Saranno ancora fuori Camporese, sarà ancora fuori Tonucci. E da valutare anche la prestazione di Martinelli. Non è stato schierato contro il Benevento, però era in panchina, quindi è probabile anche rivederlo. È probabile che ha smaltito quel problema muscolare che ha accusato poche ore prima del match. Un Foggia che potremmo rivedere nel solito modulo, il 4 3-3, modulo che tra l'altro possiamo definirlo camaleontico perché con il Benevento abbiamo assistito addirittura a una difesa 5, un 5-3-2 che si trasformava in un 3-5-2 o anche in 4-3-3. Quindi un Foggia che durante la partita, nel corso della partita, cambia e si adatta anche all'avversario. Ipotizziamo un 4-3-3 dove in porta ci sarà Leali che si è confermato ancora una volta tra i migliori acquisti di gennaio. Difesa 4 composta da Ranieri, Billong che non può essere assolutamente tolto dalla formazione titolare, è diventato da subito un perno e leader, soprattutto per il carattere che ha mostrato in campo allo Zaccheria sabato alle ore 18. Accanto a lui sarà possibile rivedere Martinelli oppure Padalino cercherà di schierare l'ex Gianmarco Ingrosso, anche tra i migliori in campo contro la squadra campana. Ingrosso che proprio nel momento della sua presentazione nella sala stampa fece, ha subito dichiarato di avere qualche sassolino dalla scarpa da togliersi, soprattutto nei confronti della squadra di Vivarini. E a destra potremmo rivedere Ngawa, anche se in panchina abbiamo alcuni giocatori che scalpitano per ottenere una maglia da titolare. Uno tra tutti lo Iacono, che potrebbe essere adottato sia nel ruolo di terzino destro e sia nel ruolo di centrale. Nel centrocampo a 3 non ci sarà Gerbo, che purtroppo è stato squalificato per 3 giornate, quindi il Foggia dovrà fare a meno della mezzala destra oggi contro l'Ascoli, venerdì contro il Cosenza e sabato 9 marzo nel derby contro il Lecce. Ci sarà probabilmente Capitan Agnelli a svolgere il ruolo di mezzala. Al centro bisognerà valutare anche le condizioni di Greco. Scalpita in panchina Marcucci, non abbiamo avuto ancora modo di vederlo. Questo play molto giovane che è stato appunto acquistato per svolgere il ruolo di vice Greco. E a sinistra probabilmente ci sarà uno tra Deli e Busellato, bisogna sempre valutare le condizioni fisiche dei due atleti. Il vero dubbio è quello che sorge in attacco, perché sul finire della partita contro le streghe abbiamo visto un Kragl davvero stanchissimo, proprio verso l'87esimo c'è stata una possibile ripartenza dei rossoneri, e proprio questa scena emblematica di Kragl stanchissimo che lancia la palla il più lontano possibile, non aveva più fiato nei polmoni. Quindi probabilmente potrebbe anche partire dalla panchina, al suo posto potrebbe essere schierato in quel ruolo Emanuele Cicerelli, subito sprint quando appunto sostituito il tedesco nell'ultima gara. Centrale forse potrebbe anche rifiatare IML, potremmo rivedere Fabio Mazzeo e sulla destra forse potrebbe ritornare Cristian Galano. Chiaretti è stato impegnato nelle ultime due gare, quella contro il Padova che ha realizzato anche un gran gol e quella contro la squadra campana. Un tridente quindi che potrebbe ancora evolversi e trasformarsi con Cicerelli, Mazzio e Cristian Galano. Vedremo come sarà l'atteggiamento dei rossoneri e possiamo quindi anche immaginare il probabile modulo della squadra avversaria, il solito 4-3-1-2, dove il trequartista serbo Ninkovic andrà ad agire dietro le due punte, l'ex Beretta e Rossetti. Rossetti che è in ballottaggio con altri attaccanti in rosa di Vivarini.